accettare l'invito che mi è stato fatto di venire qui a Lentini. Per me è anche stata un'occasione per rivedere tanti amici e tanti compagni di militanza politica. Sono stato lieto anche perché io ho apprezzato molto che il PD di Lentini abbia organizzato sostanzialmente dentro una campagna elettorale per il sindaco, per il rinnovo del Consiglio Comunale, un'iniziativa in cui approfondire qualcuna delle tematiche legate al federalismo, in particolare quella particolare aspetto del federalismo che si applica ai comuni. L'ho molto apprezzato perché, vedete, in Sicilia noi abbiamo un'ottica distorta rispetto a quello che sta succedendo col federalismo, perché il fatto che le disposizioni del federalismo non si applicano, del federalismo fiscale, non si applicano direttamente, immediatamente alle regioni a statuto speciale, ha fatto sì che la nostra regione dice vabbè, non si applica, lo mettiamo da canto, ce ne occupiamo poco, se ne occupano gli specialisti, se ne sta occupando, ovviamente non potrebbe essere diversamente, il governo della regione, però non se ne occupano i comuni, non se ne occupano le organizzazioni dei comuni, anche per le vicende varie che per esempio hanno attraversato l'ANCI e che in questo momento non rendono uno strumento sostanzialmente inservibile per i comuni stessi. Siccome però, come vedremo, è solo un appuntamento rimandato, e come sarà questo appuntamento non dipenderà esclusivamente da quello che dicono le leggi nazionali, ma dipenderà anche da come imposteremo noi la cosa, di che tipo di rapporto riusciremo a sviluppare con lo Stato. Io credo quindi che è estremamente importante che anche a livello diffuso dei cittadini, dei militanti, eccetera, si approfondiscono queste tematiche, e mi auguro che queste tematiche possano diventare parte importante del dibattito politico e dell'iniziativa politica dei prossimi mesi. E spero che durante questa mia esposizione si renda chiaro perché faccio questa affermazione. Io partirei da questa considerazione. C'è uno studioso australiano che qualche anno fa ha provato a classificare quanti tipi di federalismo ci sono nel mondo, e ne ha trovati 173. Detto questo, allora è inutile che proviamo a definire federalismo, meglio allora entrare concretamente nelle questioni. Giustamente ha ricordato Nuccia Tronco che in Italia c'è stata una svolta, che è stata nel 2001, quando si è votata la riforma del titolo quinto della Costituzione. Il titolo quinto è quello che parla di regioni, province, comuni. Il federalismo ci sono nel mondo, se ne ha trovati 173. Detto questo, allora è inutile che proviamo a definire federalismo, meglio allora entrare concretamente nelle questioni. Giustamente ha ricordato Nuccia Tronco che in Italia c'è stata una svolta, che è stata nel 2001, quando si è votata la riforma del titolo quinto della Costituzione. Il titolo quinto è quello che parla di regioni, province, comuni, dei rapporti tra lo Stato e questi enti e dei rapporti di questi enti tra di loro. La riforma del titolo quinto fu votata alla fine della legislatura, che finì esattamente alla primavera del 2001, e fu votata soltanto dalla maggioranza di centro-sinistra. Nonostante però in commissione bicamerale il testo fosse stato condiviso praticamente da tutto il Parlamento, però perché si era sotto le elezioni, allora il centrodestra, per non voler dare un vantaggio competitivo al centro-sinistra, preferì scegliere di non votare questa e chiese il referendum.
forse non ce lo ricordiamo, sono passati 10 anni, non ce lo ricordiamo, ma fummo chiamati tutti quanti a esprimere con un sì o con un no il nostro assenso e il nostro dissenso rispetto al testo che era stato votato al Parlamento. Ricordo che con maggioranza molto ampia il popolo italiano ha detto: questo testo ci piace, ha detto sì, e quindi è diventata il nuovo titolo quinto della Costituzione. In estrema sintesi, perché se non facciamo mente locale su cosa dice il titolo quinto della Costituzione attualmente vigente nel nostro paese, ci sfuggono alcuni passaggi, e ci sfugge anche perché le posizioni rispetto al federalismo spesso sono molto divaricate e si fa una grande fatica per riuscire a trovare un punto di sintesi accettabile. Qualche volta ci si è riusciti, parlo dell'ultimo decreto legislativo sulle regioni, qualche altra volta non ci si è riusciti, quello sul federalismo municipale per esempio ha avuto il nostro voto contrario, e in effetti questo, proprio questo, che è quello che ci riguarda più da vicino, sul federalismo municipale è il testo più contrastato, ma anche quello meno condiviso, e più avanti anche vedremo perché. Allora, titolo quinto della Costituzione innanzitutto dice: lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni costituiscono la Repubblica Italiana. Nel precedente testo della Costituzione c'era che la Repubblica Italiana si ripartiva in regioni, province e comuni. La differenza è lampante, cioè si è voluto costruire una Repubblica in cui lo Stato e gli altri enti abbiano ruoli diversi ma la stessa dignità. Si dice un sistema orizzontale cooperativo, in cui quindi gli enti non sono uno sotto l'altro o uno sopra l'altro, ma tutti devono cooperare per raggiungere. Conferma che ci sono 5 regioni sul speciale. Individua l'articolo 117 quali sono le materie legislative che sono di esclusiva competenza dello Stato. Individua anche quelle materie che sono competenza delle regioni, ma in cui lo Stato si riserva la possibilità, la facoltà di enucleare la cornice, cioè le linee fondamentali. Anche qui c'è, come dire, il rovesciamento. Prima la Costituzione elencava le materie che erano di competenza della regione, tutto il resto delle regioni, tutto il resto era dello Stato. Ora enuclea le materie di competenza dello Stato, tutto il resto spetta alle regioni. Quindi c'è un rafforzamento del ruolo legislativo e quindi di governo complessivo da parte delle